eccoci qua, video dei prodotti terminati per la cura del corpo del mese di febbraio. Io inizio col mostrarvi questi prodotti qua, dicendovi naturalmente che si tratta di opinioni puramente personali, pareri soggettivi, chi si sia trovato bene con questi prodotti, chi invece si è trovato male e viceversa. Inizio con questi dischetti, 60 dischetti Double Face, lato struccante e lato tonificante, 100% cotone, presi all'MD, buoni. Dei buoni dischetti, belli grandi, non si sfaldavano, non si aprivano, buoni, ve li consiglio. Malizia, doccia schiuma nutriente, crema di latte, buono. Questo costa poco, fa il suo, mi è piaciuto. Poi Melvita, acqua floreale di lavanda, questo è una sorta di tonico che io ho utilizzato per il viso, 200 ml di prodotto, non lo ricomprerò più per il semplice motivo che magari mi tengo lo spruzzino di questo, vediamo se mi serve oppure no, semplicemente per il motivo che era un buon prodotto perché andava a lenire, io ho la pelle molto delicata sul viso, patisco un sacco, cioè quando c'è vento la mia pelle tende tipo a irritarsi tanto, ora voi mi vedete, io non ho, si vede chiaramente che non ho trucco perché a parte un po' di fard, però vedete io ho la pelle molto sottile che tende comunque sia a patire molto, nonostante io la curi, ma il mio modo di curare la pelle è molto cambiato rispetto ad un tempo. Ecco, se volete mi farebbe piacere, ecco, parlarne con voi di questa cosa, di come è cambiata la mia skin care, soprattutto negli ultimi 6 mesi, perché io ho una skin care che è veramente proprio cambiata totalmente rispetto ad un tempo. Vi faccio un breve accenno. Io sono stata per tempo una grandissima fanatica della skincare, amavo moltissimo, allora diciamo che io ho sempre amato prendermi cura della pelle del viso e a discapito molto spesso della pelle del corpo, ecco, perché devo dire che l'abitudine di mettere una crema sul corpo è un'abitudine piuttosto recente rispetto a quella di mettere le creme sul viso. Diciamo che negli ultimi 6 mesi ho aperto un pochino gli occhi di fronte alla miriade di prodotti e di pubblicità comunque sia continue, di bombardamenti, soprattutto su Instagram, che è una piattaforma sulla quale io ormai ci vado pochissimo, proprio perché si viene costantemente bombardati da queste pubblicità, di questi prodotti, ecco, che poi più delle volte si rivelano dei veri propponi. Io mi sono resa conto che da quando ho smesso di applicare tutta una serie di prodotti e da quando praticamente ascolto molto di più, però vado proprio a sensazione di com'è la mia pelle, la mia pelle è migliorata. Nella misura in cui una pelle di una persona di 44 anni, ormai prossima ai 45, ormai quasi 45, può migliorare. Ecco, considerate anche che su di me c'è stato anche un grosso dimagrimento, quindi i tessuti comunque sia non sono più i tessuti di una ventenne che recupera in fretta. Però io ho notato che meno roba vado a mettere sul viso per quanto riguarda le creme, i sieri, quindi tutta questa stratificazione di sieri, tutta questa stratificazione di creme, di prodotti, e questo per la mia pelle non andava bene. Ora voi mi direte, ma le coreane fanno 10 passaggi di skincare e hanno una pelle bellissima. Allora, le coreane
innanzitutto stratificano prodotti completamente differenti dai nostri, perché i prodotti coreani sono prodotti con ingredienti completamente differenti rispetto ai nostri e prodotti che sono concepiti proprio per essere stratificati. Io vedo alle volte delle cose, delle ragazze piuttosto giovani che continuano a mettere creme su creme, cioè questa pelle praticamente gli sputa i prodotti e loro si ostinano a stratificare, a mettere. Io non sono più di questo avviso. Ci possono essere delle sere in cui io metto una bella crema idratante sia sul collo, sul viso che sul contorno occhi. Ci possono essere delle mattine in cui sento l'esigenza di andare ad applicare un contorno occhi, ci sono delle mattine in cui io sento l'esigenza di applicare il solo filtro solare dopo aver fatto la detersione del viso, quindi io non sono così inquadrata nella skincare, anche perché la pelle... Io ricordo sempre che la pelle è l'organo più esteso e più grande che noi abbiamo nel nostro corpo. Quindi è un organo che funziona da solo. Quindi dargli troppo o troppo poco non va bene. Io vedo delle ragazze di 25 anni, 26 anni, 27, 28, ma anche 30, che mettono tanta di quella roba sul viso. Non fatelo perché non state facendo quello che fa bene alla vostra pelle, ma non lo dico perché io sia un'esperta, lo dico perché l'ho visto sulla mia pelle, ecco, proprio nel vero senso della parola. E poi perché non fate altro che fare il gioco di quelli che non vogliono altro che noi compriamo valanghe e valanghe di prodotti. Quindi, quindi no, anche tutti questi tonici, queste essence, io vedo come si sente la mia pelle. Se la mia pelle ha bisogno di una cosa un po' più corposa dopo l'idratazione, allora vado a mettere un essence. Se vedo che la mia pelle comunque anche dopo la detersione non richiede grosse cose, magari vado a mettere semplicemente un tonico. Io non ho uno schema tutte le sere questo, la mattina questo, no, assolutamente, assolutamente no. Quindi questa di Melvita io l'ho utilizzata come tonico durante la stagione invernale, buona come tonico perché va a lenire, veramente è una manna quest'acqua qua, però ha un odore, una profumazione insopportabile. Un prodotto per i capelli, questa maschera nutriente infusa con oli di ultradolce di Garnier, alioli meravigliosi, argan e camelia, buona, una buona maschera, 300 ml di prodotto, buonissima la profumazione, rimaneva sui capelli, eccola qua, potrei comprarla sia in questa profumazione e sia in questa variante che in altre varianti. Unica pecca di questo prodotto qua che è un prodotto piccolino per la mia chioma, quindi finisce subito, ma ha anche un costo piccolo, e devo dire che lavora molto bene anche al pari di prodotti professionali che costano tanto. Un prodotto per l'igiene intima, questo Lactazid, il marchio di igiene intima numero 1 al mondo. Allora, che cosa dirvi? Sì, mi è piaciuto, con antibatterico, andava a detergere bene, non ho trovato nulla di particolare e di trascendentale in questo prodotto qua, sicuramente un buon prodotto. Allora, tra questo e il chili, 100.000 volte questo, Poi, un dentifricio White Now Detox della Mentadent, buono. Poi, un detergente per il viso che ho sentito promuovere da tante ma anche bocciare. Questo Acqua alle Rose, gel lavaviso illuminante con vitamina C, rosa canina, deterge, energizza, pelle radiosa, uso quotidiana. Allora, su questa pelle radiosa, perché mi fanno morire quelle che si lavano il viso con un detergente, guardate che pelle luminosa, ma quando
Buono, mi è piaciuto questo qua, lo tenevo in doccia quando andavo a fare la doccia per lavare il viso, buono, un buon prodotto, costa poco, a me non ha dato nessun problema, io ve lo consiglio assolutamente. Poi un pacco di salviettine, queste con estratto di camomilla, 72 salviettine, a me le salviettine vanno bene l'una per l'altra, per l'uso che le devo fare, per l'uso che le devo fare io. Poi un colluttorio, questo Meridol, io sono proprio una consumatrice compulsiva del colluttorio, cioè almeno 2 volte al giorno, tutti i giorni, questo buono mi è piaciuto molto. Poi un altro colluttorio, questo mi è piaciuto da impazzire e non lo trovo più, questo Curasept colluttorio booster, questo era in questa colorazione qui rossa, lasciava una profumazione alla bocca davvero, davvero spaziale, buona, 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 ve lo consiglio assolutamente. Questo qua è presente da Acquasapone. Era presente sia rosso che blu, io l'avevo comprato in tutte e due le versioni, ora lo vedo soltanto blu. Questo retinolo di It's Skin, buono, aveva la consistenza di un, non aveva la consistenza tipica di un siero, quindi era un prodotto quasi cremoso. Per me era sufficiente applicare questo prodotto qua e andare ad applicare una crema. Quindi senza andare a applicare altri sieri, altre cose. Buono, mi è piaciuto parecchio. Poi questi cotton fioc del marchio Risparmio Casa, 200 cotton fioc, a me sono piaciuti. Cioè, su un cotton fioc non ci trovo niente di strano. Poi ho fatto questa colorazione del brand Noa Color in Oil 3.0 castano scuro, buona, mi è piaciuta. Mi è piaciuta parecchio. Tinta in olio per capelli, è una di quelle tinte che non va da una parte e dall'altra, non sporca in giro. Buona, una buona tinta per capelli che vi consiglio assolutamente. Ho terminato un siero contorno occhi fatto in Corea, non vedo il marchio perché sono senza occhiali. Allora, in realtà io questo prodotto qua l'ho utilizzato sia come contorno occhi sia anche come siero, soprattutto la sera io mettevo questo qua e poi andavo sopra con la mia crema idratante e facevo tutto quanto il giro. Questo era 40 grammi di prodotto buono, era base di estratto di bava di lumaca, ve lo consiglio perché è un buon prodotto. Un dentifricio AZ3D White Express Whitening, bianco fresh, questo vediamo qual era, questo aveva, ecco, nella bocca. È un po' piccolino, infatti mi sembra che siano 50 ml questi qua. Sì, infatti 50 ml, mi è piaciuto comunque. Poi ho terminato un dentifricio Elmex, protezione avanzata, neutralizzatore degli acidi dello zucchero, buono. Adesso sto utilizzando quello nella versione verde, io non trovo grande differenza, io quello che trovo in offerta compro. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto tanto tanto, di cui avevo anche il doccia schiuma, però che avevo finito precedentemente, questo prodotto di Lab Care, crema corpo alla crema pasticcera, buona, buonissima, 150 ml, una buonissima crema corpo, proprio buona, buona, buona. Questa proprio sa di bambolotto, buona. Tra l'altro, questi me li avevano regalati in farmacia, non li ho mai visti in vendita. Un altro colluttorio che mi è piaciuto molto è questo Curasept Biosmalto Colluttorio, cura carie, abrasione e erosione. Buono, i prodotti Curasept mi piacciono tanti, fatta eccezione per i prodotti con la clorexidina dentro, perché su di me i prodotti Curasept con la clorexidina utilizzati di frequente mi danno un po' fastidio, anche se secondo il mio dentista
il colluttore con la clorexidina andrebbe utilizzato sempre. Io non mi fido e faccio di testa mia, quindi ogni tanto utilizzo il colluttore a base di clorexidina, ma non sempre. Anche lì c'è chi la dice in un modo, chi la dice in un altro, chi il colluttorio sì, il colluttorio no, il colluttorio forse. Allora, poi boccio questi assorbenti Amaryllis Ultra, 10 assorbenti con ali. Costano poco, valgono ancora meno di quello che costano. Sono assorbenti che vanno da tutte le parti tranne dove devono stare, bocciatissimi. Poi, questo vi suggerisco di comprarlo perché questo scrub corpo di Apiarium, Orchidea e Iris, buonissimo. Andava a fare uno scrub piuttosto incisivo sulla pelle, ma vi lasciava al contempo una pelle super profumata, super idratata, faceva una bella pulizia. Ottimo. Poi di Erbolario ho terminato questa acqua aromatica di camomilla, tonica idratante per pelli particolarmente secche e sensibili. Mi è piaciuto, aveva questa bottiglia in vetro, un buon prodotto che mi sento di consigliarvi. Poi un prodotto che invece non vi consiglio, questo bagno doccia di Ecos, Fiore della Passione Bio. Mi piacerebbe tanto sapere la profumazione di questo Fiore della Passione, dov'è? Perché non si sente assolutamente. Ho terminato di Reminiscence questo profumo qua, Le Noix Gourmandes. Buono. Un profumo decisamente, decisamente gourmand. Ho terminato un altro profumo, Arrogance Femme. Questo è un profumo buono, buonissimo, in questa piccola versione da borsetta. Buono, un profumo fiorito, non sicuramente dolce, un profumo frizzante che dà la sensazione di pulito, un profumo che quando lo indossate, almeno su di me, dava una sensazione di estremo comfort, un profumo che mi sento di consigliarvi tranquillamente perché è un profumo tra l'altro che persiste a lungo, questo era un eau de toilette ma durava veramente tanto. Infine ho terminato di Mi Amo questo siero anti-age Longevity Plus Nourishing 3 Biotic, quindi c'erano tre probiotici al suo interno, credo, almeno spero. Un buon siero. Allora, questo siero mi è stato regalato. Non so il prezzo di questo siero qua, sicuramente non è un siero che costa 10 euro o 15 euro. Che dire, un buon prodotto. Tendo un po' adesso ultimamente a discostarmi da questi prodotti qua, perché secondo me hanno un prezzo eccessivo rispetto a quello che fanno. Questo mi è stato regalato, adesso cioè è facile che mi regalino questi prodotti qua, che io utilizzo naturalmente con sommo piacere. Secondo me si trovano anche dei sieri ad un prezzo decisamente più basso, che lavorano altrettanto bene. Infine, ho messo in uso questa saponetta ai provenzali al sandalo. A mio marito piace tantissimo, mio marito è un fan delle saponette, promossa anche questa. Bene, detto questo, io ho terminato i miei prodotti per la cura del corpo. Ci vediamo il mese prossimo con gli altri prodotti terminati. E nulla, detto questo, vi saluto, vi ringrazio. Un bacio, alla prossima, ciao!